Buongiorno amore. Buongiorno. Primo giorno di mare. Sì. Sei contenta? Sì. Ti piace? Andiamo a vedere l'acquetta? Sì. Dai. Buongiorno. Come va il primo giorno di mare? Bene. Ti stai divertendo? Adesso tra poco andiamo a pranzo. Eh? Poi torniamo. Andiamo a giocare sulle giostrine, facciamo vedere le giostrine che ci sono. Sì. E poi stasera dove andiamo? Tu lo sai dove andiamo stasera? No. A Rimini. Forse dove? Sulle giostrine. Sulla ruota panoramica? Sì. Se avrai il coraggio di andarci. Io non salgo, te lo dico già. Neanche dico perché ho paura. Anch'io. Tu invece no? Io sì. Tu sali? Con Bianca. Con Bianca, papà e Alessia, perché Anastasia prima mi ha detto che sale con Alessia. Sì. Niente, allora salirai da sola con Bianca e papà se vorrà. Papà vorrà? Sì, possiamo tentare. Tentiamo. Sei stanca? Voglio riposare e poi dormo. Dai, ci vediamo a pranzo allora. Ciao. Ore? Andiamo a cambiarci il costume? Sì. Bimbe, allora vi siete cambiate? Eh? Sì. Adesso andiamo a pranzo insieme ai nostri amici, va bene? Sì. Vi state divertendo? Sì. Andiamo a mangiare? C'ho una fame. Anch'io. Vediamo cosa c'è oggi da mangiare. Vane, cosa c'è oggi a pranzo? Spaghetti con le cozze, penne all'arrabbiata, sono piccanti. Pasta in bianco, pasta al pomodoro. Pomodoro. Abbiamo i saltimbocca alla romana, mozzarella in carrozza e contorni. Ok, cosa volete? Ma il dolce non c'è. Questa sera il dolce forse. Minestrina. Sì, la sera, questa è la cena. Ani, cosa vuoi da mangiare? Pasta in bianco, pasta al pomodoro, spaghetti pasta in bianco. Pasta in bianco? Cosa vuol dire penne all'arrabbiata? È un sugo piccante però. Mangiate gli spaghetti alle cozze che a te piacciono. No, a me in bianco. Diego? A me le cozze mi piacciono tantissimo. Le mangi oggi a pranzo? Tanto. Bravo. Tu anche, Vane? No. Io voglio la pasta in bianco adesso. Pasta in bianco? Buon appetito. Ani? Cioè, pasta in bianco? Sì. Bianchina? Ciao. Momento relax. Ani, hai messo la crema? Sì. Da vedere? Sei sicura che l'hai messa bene? Vuoi che ti do una mano? Che arriva primo nuoto. Di nuoto tuffi, dai, vediamo chi si tuffa meglio tra Vanessa, Bianca e Diego. Allora poi come li facciamo? Però andiamo più là perché l'acqua sì, perché qui è infatti guarda come va, vediamo, brava. Allora, ciao. Allora, chi inizia a tuffarsi? Io. Diego, vai. Vai Diego. Votiamo per Diego. Wow! 9. Grandissimo Diego, qua ci sta un bel 9. Tira la testa. Vado io, dai, vado io. Hai fatto la capovolta? Vanessa. Vero? Bravo. Quello, sei solo affondata. No, i tuffi sono. Sei andata giù. Il tuffo è allora, un minimo di lancio. Un minimo di lancio ci vuole, dai. 2. Ok, ci siamo. Bello, fine, elegante, femminile. Un 8. Un 8.
Io prego no. Il tuo mi è piaciuto, Diego. Vediamo Bianca. No, no, no. A me non è piaciuto tantissimo, devo dirti la verità, eh. L'amore, no, non è vero. Io ti do un 7,5 invece. Bravo Diego. Adesso facciamo... Aspetta, Bianca, quando c'è anche Bianca. Adesso facciamo invece chi rimane di più sott'acqua. Ok, ok, ok. Chi inizia? Diego, che è quello più riposato. Vai. Quando te la senti, prendi il respiro e vai. Ok. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Vai, vai, Vane! Mi raccomando, Vanessa, quando non ce la fai più esci. Vale. Sì. Vai, via! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, brava Bianca. Quando te la senti, prendi respiro, riempi i polmoni di aria. Via, 1, 2, 5, 6, 7, 7. Bianca! Come? Possiamo... Ok. Adesso facciamo la gara di nuoto. Voi andate là in fondo e dovete arrivare da me. Ok, Vanessa, parti tu? Vieni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 8 secondi, Vanessa. Diego. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Anche no, Diego. No, no. Ma 9. Vabbè, dai. Vediamo Bianca, magari Bianca vi straccia e non c'è bisogno di spareggiare. Pronta? Vieni. 1, 2, è velocissima. 4, 5, 6, 7, 7,5. No, voi eravate più veloci. Allora, secondo me siete tutti allo stesso... Ci avete messo tutti e tre? Gli stessi secondi, quindi la mia idea è quella di partire tutti e tre insieme e il primo che arriva da me ha vinto. Andate! Allora io mi fermo, mettetevi tutti in linea, aspettate che zoom per vedere se qualcuno sta varando, mi sembra di no. Pronti? Via! Oh Vanessa, ma chi sei? Ma Vanessa, ma tu sei un pesce! Ha vinto Vanessa, mi spiace! Ma sei velocissima, le lezioni di nuoto stanno servendo a qualcosa allora! Brava, brava! Comunque bravi tutti perché prima ci avete messo tutti gli stessi secondi più o meno, eh! Adesso cosa volete fare? Volete fare qualcos'altro? Ah, la verticale! Dai, chi fa la verticale sott'acqua? Dai! Dai! Pronta? Ma va, al massimo vai giù. 3, 2, 1. Ah, devi rifare per forza. 3, 2, 1. Un 6. Un 6,5. Diego, via. Rifatto, non prendere. Avete due chance a testa, eh. Vabbè, più o meno, Non è che è andato tanto distante, anche a Diego. Un 6 anche a te. No. Io un 6,5. Ma eravate simili, dai. Vai, Bianca. Ecco, diciamo che Bianca è quella che ha mantenuto una postura migliore di tutte, quindi ha vinto. Ha vinto Bianca. Vedi? Che lei comunque con il busto mantiene una postura migliore. Vediamo, provo io di nuovo. Prova. Vado.
Non è che è troppo bassa l'acqua, secondo me. La verticale. Ah, perché fai fatica ad andare giù? Sì. Va bene. Va bene, bambini, ascoltate. Non voleva lei prima. Ai ciao, ai ciao, ai chi è arrivata qui? Una sirenetta. Ciao amore, ti sei svegliata? Sì. Sì, e allora gioca con noi. Giochiamo? Facciamo una gara? Sì. Dai, dai. Chi fa la gara con Mia? Sì, Mia. Sugli scogli, domani andiamo sugli scogli, ma secondo te ci arriviamo? No. Dai Mia, fai un bel tuffo. Anche a loro, infatti. Ma che bello! E dov'è il tuffo? Sotto l'acqua? È caldo! È caldo, amore, è freddo! Tremi tutto! Riesci a vedere cosa c'è sott'acqua? No! I cristalli li hai visti? Secondo me ci sono le carote! Sì, l'ho presa prima! Allora, ci vediamo dopo! No, vieni! Magari ai giochini, va bene? Sì. Più tardi, se volete andare poi a giocare lì, dove sono le giostrine? Ah, in spiaggia, okay. Sempre in spiaggia. Altrimenti, se non riusciamo ad andare invece alle giostre, ci vediamo stasera a cena e poi a Rimini, perché stasera dove andiamo? Alla ruota panoramica. Alla ruota panoramica. Fatti 5. Ma io vedo che è un pochino... Sì, si muove. Allora ci vediamo dopo cena, va bene? E poi andiamo a Rimini. Adesso usciamo, dai, andiamo ad asciugarci un po'. No! Tu sei appena arrivata! Wow, io non voglio. Ciao tesorino, noi prima abbiamo fatto tanti giochi in acqua, ma tu non c'eri. Lo sai? Sì. Che c'è, amore? Non so. Sei stanca perché siamo stati tutto il giorno in spiaggia. Andiamo a fare l'aperitivo? Sì. Eh? Sì. Sei contenta? Sì. E se stasera riusciamo andiamo a Rimini, ok? Sì. Allora, bimbe, siamo in attesa di farci un buon aperitivo, eh? Aspettiamo che arriva Bianca. Che gli facciamo vedere una cosa, vero? Super aperitivo. È iniziato l'aperitivo? Sì. Tu con chi scrivi? Con chi parli? Sto facendo su Instagram le foto. Amore, adesso arriva il bere, eh? Tu cosa vuoi, la Coca-Cola? Anastasia, cosa bevi? E sta a te? Ciao Bianca, sei arrivata. Allora, adesso Vanessa ti fa vedere una cosa. Vane, fai vedere a Bianca il sacchetto con quelle cosine. Sei riuscita ad aprirlo bene. Guarda, dentro questo sacchetto ci sono dei vermi. Finti, eh? Sì, lo so. Adesso ce ne mettiamo uno in tasca, una testa. Tocca. Ops. E li mettiamo nei piatti piani sotto quelli fondi. Magari ti avvicini a papà, gli chiedi qualcosa, glielo metti. No! Ok, ok? Aspetta. Che cos'è, Vane, ragazzi? Vane, Bianca. Allora ragazzi, il primo scherzo è stato fatto da papà, ma io non me ne sono nemmeno accorta. Il tuo papà ha lanciato un verme perché gliel'aveva messo nella mela. Adesso Vanessa, cosa ti è rimasto? Lo scarabeo. Quando saliamo, io riprenderò la scena. Tu, senza farti vedere, metterai lo scarabeo vicino a Francesco e papà, ok? Senza dire niente. Ma vicino dove c'è il pane. No, sul tavolo, ok? Così poi io cercherò di riprendere la scena e vediamo se questa volta ci riusciamo. No, fai così, tu fai finta di vedere l'ultima. Ah, sì. Io li riprendo. Esatto, certo. Io faccio sempre così per fare le cose. È vero, ok? Io sto distribuendo, non lasciando, no. Ok, hai trovato gli stuzzicadenti? Sì. Adesso ascoltatemi bene, voi vi sedete al tavolo normalmente, poi mettete gli stuzzicadenti e mentre lei magari mette gli stuzzicadenti, Vanessa, tu senza farti accorgere, metti quello scarabeo, però cerca di non farti vedere. Mentre loro sono distratti che chiacchierano, tu Vanessa piano piano allunghi il braccio, lasci lo scarabeo e torni indietro. Sotto il tavolo. Posso farlo io, ti prego? Glielo facciamo fare a Bianca. Dai. Ma lei è lontana. Anche tu sei lontana. Siete sedute vicino. No, lei è là, io sono qua. Allora fate così. Prendete gli stuzzicadenti a metà, metà tu e metà lei. Quando arriviamo, io sto registrando, voi vi mettete in mezzo a papà William e papà Francesco, appoggiate gli stuzzicadenti e lasciate lo scarabeo nello stesso istante in cui appoggiate gli stuzzicadenti, ok? Ok. Io riprendo. Ci siamo capito. Avete capito? Ci siamo spiegate? Sì. Andiamo. Andiamo, ciurma.
Vanessa lo scalabeo, io il verme di ghiaccio. Vanessa, vuoi far vedere il tuo? Ehi, bianca, mi serve! Dammi lontana! Vieni! Vediamo un po' cosa c'è. Eviterei di rischiare. No, no. Quanto buon cibo! La bianca mi aveva detto. Un volo forte. Vuoi assaggiare? Sì. Bambine. Allora, bimbe, lo scherzo è uscito un po' così così, Papà se ne è accorto. Anche l'ha fatto a me col verme di ghiaccio. Te l'ha fatto a te, Anastasia. Adesso andiamo a fare... legata nei pantaloni. Adesso andiamo a fare un giro sulle giostre, poi andiamo a nanna. Va bene. Allora, Vanessa stava cantando Mira, Sofia, e Chloe alla fine ha fatto... Aaah! E quindi è uscito Mira, Sofia. Povera Sofia. Via. Così, è uscito così. La compagna. Diego, ma cosa ne pensi di queste compagne? Sei soddisfatto? Mamma, si è la riga di quella canzone. Voilà. Vane, Bianca, Diego. Ciao. Ma è fighissimo. Io mi sono appena spaccato il ginocchio. Infatti. Giostra più divertente? No, dai, le macchine? Sì, le macchine? Sì. Ma l'avete capito che non eravate sugli autoscontri?